Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia postazione, quindi direi pure di cominciare subito. Perfetto, allora raga, vi faccio vedere per bene tutto. Partiamo di qua. In pratica, qua ci sono un paio di cose, ovvero dei tubi di palline da tennis, un poster, diciamo, di Rafael Nadal, che ovviamente serve sempre per darti ispirazione quando giochi. Dopodiché, qua sotto c'è il controller che ho rotto. Il controller che ho rotto. Qua sembra riparato, mentre se vedete già, qua non è l'analogico e qua è totalmente spaccato. Qua non ha neanche il grilletto, quindi niente, è un po' rotto. Lo tengo qua come esposizione. Qua come vedete, oh cavolo, c'è un pezzo di RT o LT, cos'è che era? Sì, RT come potete vedere. E niente, poi dopodiché qua c'è il kit per ricaricare il controller della One, e dopodiché qua c'è la Series X, come vedete, con il suo solito effetto ottico. Qua sotto ci sono un paio di cianfrusaglie, qualche penna, nulla di che, un orologio barra sveglia, possiamo definirlo. Qua c'è una luce abbastanza vecchia, ma vabbè. Qui c'è il monitor a cui è collegata la Series X con il controller. Dopodiché microfono, ovviamente, tastiera RGB come anche il mouse. Qua c'è il monitor, come potete vedere con il mio canale. Per finire, come potete vedere qua dietro c'è un casino assurdo, c'è l'Elgato, c'è un ripetitore del wifi. Qua ci sono le cuffie, esatto. Non le, sì, le cuffie, le casse, volevo dire. Qua ci sono le casse. E qua c'è la webcam che uso quando gioco da Xbox. E qua quella che uso per quando gioco da PC. Poi qua invece c'è il mio computer da gaming. Come vedete, RGB anche questo. Posso anche cambiare il colore se solo trovassi il telecomando. Ecco, come vedete, raga, posso cambiare il colore se metto nel punto giusto. Esatto, ora è verde, come potete vedere, e non è male, però rosso è più bello. Ecco, e quindi niente, avevo fatto anche un video dedicato a questo computer in cui facevo vedere, stessa cosa per la Series X. Per finire, qua c'è la sedia, una normale sedia, nulla di che, con un cuscino con un gatto, incredibile ma vero. Invece qua ci sono i miei giochi dell'Xbox One e 360 e qualche film a caso, non chiedetemi perché c'è Cars lì. Comunque non male, non male. Poi ci sono un paio di cianfrusaglie, come potrete notare. Per il resto la postazione completa è questa qua. Ora vorrei mettermi un po' più là per farvela vedere bene, ma ecco qua, guardate. Non è niente male, cioè diciamo che a me va più che bene. Lì c'è una racchetta da tennis vecchia di non so quanti anni fa. Ora vi chiederete che fine ha fatto la mia vecchia Xbox One S, dato che comunque qua ovviamente non c'è. Tanto guardate anche da questa angolazione. Ora vi faccio subito vedere. Ah, e quasi scordavo, come avrete visto anche dagli ultimi video, ho messo, vabbè, a parte qua una bellissima faccina di peluche che ride, la mappa di GTA V che avevo sempre tenuto nella confezione dell'Xbox One di GTA 5, ma ho deciso di appenderlo perché ci stava. E qua, boh, niente, ci sono qualche coppa che ho vinto, nulla di che. Mentre invece, guardate, ecco qua dove è finita la mia Xbox One S. Come vedete, qua c'è il controller, da qua su questo tavolino, e là c'è l'Xbox One S. Fine, direi che non
c'è altro della mia postazione finita qui. Spero che vi sia piaciuta. Poi forse in futuro farò dei video anche qui dalla sala, perché no? E ho anche tanto ho 3 schede d'acquisizione esterna, cioè posso aggiungerne benissimo una anche qua. Detto ciò, raga, spero che il video vi sia piaciuta, la mia postazione anche. Ditemi cosa ne pensate. Lasciate un like al video se vi è piaciuta la postazione, il video, e niente, ai prossimi video.